D'ora in avanti non si potrà più parlare della Fatal Novara e di Marco Baroni, bestia nera del Pescara. Dopo le due sconfitte di campionato, i biancazzurri sfatano infatti il tabù del Silvio Piola, espugnando il campo dei piemontesi con pieno merito e con il più classico dei risultati, grazie alle reti del solito Lapadula e di Torreira. Grande festa in curva ospite per i supporters abruzzesi, zuppi ma strafelici e pronti a riempire l'Adriatico per il match di ritorno in programma mercoledì prossimo. Al Silvio Piola si comincia sotto un autentico nubifragio. Nelle Novara Garofalo sostituisce Dickman, mentre fra i biancazzurri a sorpresa Crescenzi va in panchina con Vitturini a destra e Zampano dirottato sul settore di sinistra del settore di difesa. In curva mille cuori biancazzurri, al quarto Gonzales subito pericoloso con un tiro di poco alto dal limite dell'area. La risposta abruzzese affidata al sesto a Caprari, che su punizione mette di poco a lato. Il campo allagato in molte zone crea notevoli problemi ai giocatori delle due squadre, soprattutto nel controllo del pallone. Ma Gianluca Lapadula, come sempre in agguato e in contropiede contro tre difensori del Novara, al 21esimo riesce a difendere il pallone e a superare prima Mantovani e poi a fulminare con un tiro violento e preciso l'incolpevole Da Costa, facendo esplodere la curva sud del Piola per l'1-0. Per Gianluca Lapadula arriva così la 28esima rete stagionale. Il Novara di Marco Baroni accusa un momento di sbandamento con i ragazzi di Oddo che cercano di approfittarne. Al 33esimo però Gonzales prende in area pescarese il tempo a Michele Fornasiera, andando però a concludere fortunatamente a lato. Al 39esimo Benalì davanti a Da Costa pasticcia e non riesce a concludere a dovere. Passa un minuto e c'è ancora un lancio in area del Novara per Lapadula, che conclude invece trovando la deviazione di Dell'Orco, che strozza la sua conclusione. Al 41esimo viene ammonito Magnus Trest, che diffidato dovrà saltare la gara di ritorno allo stadio Adriatico. Negli ultimi minuti del primo tempo c'è da segnalare al 43esimo una bella azione di Benalì, che impegna però a terra con una parata non difficile l'estremo novarese, e così si torna negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0-1 per il Delfino. Nella ripresa si riprende con Galabinov in campo nel Novara al posto di Corazza e con i piemontesi che passano al 4-2-4 per cercare di far fruttare la forza fisica. Al sesto Garofalo su punizione chiama al miracolo Vincenzo Fiorillo, che riesce a salvare porta il risultato, e dopo un minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo fa correre ancora un brivido alla difesa pescarese con un colpo di testa di poco a lato di Evacuo. Oddo vede un po' in difficoltà i suoi e manda in campo Bruno per Benalì e Crescenzi per Vitturini. Baroni risponde togliendo Buzzegoli e inserendo in campo Lanzafame. Al 21esimo Trest di testa mette sopra la traversa di pochissimo con il Pescara, che risponde al 25esimo con una bella azione e con il palo clamoroso di Alessandro Crescenzi, che fa gridare ancora al gol i tifosi pescaresi. La partita diventa più vivace e al 28esimo sugli sviluppi di un angolo è ancora Evacuo di testa a sfiorare il palo, ma la serata novarese è sempre più dolce per il Pescara, con il raddoppio di Lucas Torreira che ispira l'azione del 2-0, andando a superare per la seconda volta l'incolpevole Da Costa. Il recupero poi vede gli assalti disperati dei locali, che trovano al 93esimo solo una conclusione di poco fuori misura del neoentrato Viola prima della festa dei tifosi pescaresi in curva sud, per una vittoria che serve per mettere una seria ipoteca sulla finalissima. Tra il Pescara e l'ultimo atto della stagione ci sono ancora 90 minuti. Complimenti a Massimo Oddo, allenatore del Pescara, possiamo dire ultra contento di una grande prova da parte della squadra. Ascoltiamo le parole del tecnico. Sì, abbiamo interpretato una grandissima partita, perché non era semplice. Non abbiamo fatto certamente la miglior partita dell'anno sul piano della costruzione del gioco, ma a livello di interpretazione certamente la migliore. Primo quarto d'ora abbiamo fatto un calcio speculativo anche noi, perché c'era poco altro da fare, non si riusciva a giocare, e sinceramente avevo paura anche di andare un pochino in difficoltà, ma i ragazzi sono stati fantastici, ci abbiamo trovato anche un gol. Poi quando il campo si è asciutto abbiamo continuato a fare il nostro tipo di gioco, l'abbiamo fatto bene, non divinamente ma molto bene nella gestione dei momenti della partita. Abbiamo spinto quando c'era da spingere, gestito quando c'era da gestire, una partita ottima. Quanto riguarda il Novara, i giocatori di Baroni, almeno per quello che abbiamo visto dalla tribuna, hanno cercato di metterla anche un po' sullo scontro fisico, sulla provocazione, comunque anche con falli piuttosto duri, però i giocatori del Pescara non hanno abboccato. Ma ero stato chiaro con i ragazzi prima della partita, ho detto possiamo perdere anche 1-0 e nel ritorno ci basta un gol, perché è la verità. Queste sono partite di andata e ritorno. Io, anche se non ho tutta questa esperienza da allenatore, ma da calciatore ne ho fatte tante di partite di andata e ritorno, quindi
può succedere che perdi la prima partita, ma può succedere che poi vinci la seconda, quindi bisogna stare attenti, non bisogna prendere cartellini stupidi, e quindi erano ben preparati a questo. Poi d'altronde ogni squadra sfrutta quelle che sono le proprie caratteristiche. Il Novara ha sicuramente più fisicità di noi e ha provato a metterla su quel piano, ma direi che abbiamo risposto molto bene. Secondo lei è stata una sconfitta giusta, un risultato giusto, oppure era più giusto il pareggio? Giusto il pareggio, noi sicuramente meritavamo un gol perché per le occasioni che abbiamo avuto. Sono partite dove devi sbagliare poco, noi abbiamo commesso qualche errore. Il primo gol è chiaramente in un momento in cui la partita era in assoluto equilibrio, anzi forse la stiamo gestendo meglio noi, perché è chiaro che c'era anche un campo non facile per le caratteristiche del Pescara. Abbiamo preso questo gol brutto perché è stato un errore e da lì questo ci ha condizionato un po' nell'arco del primo tempo. Il secondo tempo si è ripartiti molto bene, secondo me se eravamo un pochettino più determinati, un pochettino più fortunati con un episodio, con quelle due o tre situazioni che abbiamo avuto, potevamo rimettere in equilibrio la partita e magari si vedeva un'altra gara. Così adesso diventa difficile, però come ho detto ragazzi c'è da recuperare energie, perché comunque abbiamo meritato questa semifinale per quello che abbiamo disputato durante l'anno e andremo a Pescara a onorare questa gara con grande orgoglio, con grande convinzione. Baroni, pochi minuti fa è arrivato in postazione il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ci ha detto che vi siete salutati prima della partita, vi siete chiariti e ha detto che lei ha speso belle parole per il Pescara. No, ma io non avevo niente da chiarire con il presidente, ci siamo salutati perché era giusto, senza nessun problema, ma io ve l'ho sempre detto, è un caso che non è stato tirato fuori da me. Io già nelle altre due partite l'ho detto, ma più che dirlo cosa devo fare?